Da sé. Joe, e ti? Sei te, Joe? Dove sei? Vieni, dai, vieni fuori, Joe, fallo stupido. Dai. Porca miseria. Paul, oggi qui non si pesca niente, te lo dico io. E non potrebbe essere diversamente, finché tieni l'amo nel fango. Paul, ma tu hai una curiosità, ma tu pensi sempre a Daniela? Ti vedo sempre qua, spesso, sempre assorto nei tuoi pensieri. Dimmi la verità, tu ci pensi ancora a sta ragazza? Dai, Paul, dove mi stai portando? Dimmelo! Tra non molto lo saprai. Ma Paul, è bellissimo! Certo che lo è, ci tenevo che lo vedessi. È la prima volta che lo vedo! È bellissimo, Paul! Sono contento Paul. Che ti piaccia. No, Paul, è veramente bellissimo. Cioè, è la prima volta che vedo un fiume in vita mia. Io in Romania abitavo in Targoviste e lì siamo lontani dal Danubio, quindi è la prima volta che vedo un fiume. È bellissimo. Grazie. Pare che tu abbia visto il paradiso. Dopo no, grazie. No, no, però è bellissimo, veramente. È bellissimo per me, hai fatto una cosa bellissima, grazie. Sai una cosa? Cosa? Oggi sono veramente felice. Beh, dopo tutto te l'avevo promesso.
No, ma hai fatto una cosa bellissima per me, non puoi capire cosa. È bellissimo quello che hai fatto per me. Grazie, grazie veramente. È bellissimo quello che hai fatto. Grazie mille. Filo. Ma chi c'è? Ciao Filo, allora ciao. Come andiamo? Tutto ok? Ogni tanto ti si rivede, sì, Dai, tutto bene, tutto normale, ma un po' scosso perché avete saputo, c'è stato un omicidio giù a Cerpolino stanotte. No. Omicidio? Sì. Sì, era un pescatore qua, lo conoscete, Bobby Boy. La stai dicendo sul serio? Sul Bobby serio, Boy? Questa notte l'hanno trovato, sai, era uno degli scagnozzi di Big Peter. L'hanno trovato morto. Che storia. Allora? Non so cosa dirti, Lollo. Che siano tornati quelli della vecchia sette. A me puzza tanto di quella cosa lì. Ci ho pensato anch'io, spero di no. Lo speriamo tutti. Bisognerebbe sapere esattamente come è morto, perché ricordate la setta, aveva sempre una certa modalità negli omicidi. Che non si sa come è morto, tu l'hai solo sentito e basta, giusto? So solo che è ufficiale, l'hanno trovato, ma non so come. Non sai come. Non so come. Speriamo di venirne a sapere di più. Intanto speriamo che non sia come l'altra volta. La storia delle sette, tutti gli anni, prima o poi arriva con questi qui. Avete sentito? L'avete sentito anche voi? Certo. Da dove arrivava sto lupo? Ragazzi, questa storia incomincia con non piacermi. Nemmeno a me. E vi dirò che è un brutto presentimento. Ragazzi, sapete cosa ci conviene fare? Ci conviene andare alla baracca di Joe Black, che lui conosce tutto sui pescatori. Andiamo a fare una chiacchierata con lui, che sicuramente ci sarà a dire qualcosa di più. Che dite? Andiamo? Andiamo. Andiamo? Andiamo.
abitava in sto posto di merda. Chissà di sì. Complimenti. Dai, andiamo a vedere se c'è. Ma sarebbe sto qua il sentierino per arrivare a casa di quest'uomo. Proprio isolato, dimenticato da Dio, dal mondo. Joe! Joe! Non c'è nessuno qui. Ehi! Qui non si vede nessuno. In effetti non si vede nulla. È inutile che seguitiamo a rimanere perché qua non c'è lui. Allora, se non mi ricordo male, lui andava a pescare, non qui davanti, ma un po' più avanti di là, perché diceva che c'era più pesce. Beh, se c'è, probabilmente lo troviamo là. Quando se è così c'è. Andiamo a dare un'occhiata a più. Va bene? Questa andiamo, storia ragazzi. Non mi piace per niente, però. Neanche a me. Andiamo, dai. Andiamo. Ragazzi, questa mi sa che è la sua roba, sapete. È la sua canna? È la sua canna, sì. Questa è proprio la sua canna. Joe! Joe! La sua canna. Vieni fuori, Joe! Joe! E questa è la sua roba. Ragazzi, signore. Fermi. Eccolo qua. È lui ragazzi? Sì, è lui. C'è in giro un fottutissimo serial killer. A questo punto ne siamo sicuri. Allora, una bella birra ce la facciamo ragazzi? Ci rinfreschiamo un po' le idee. Facciamo il punto, dai. Andiamo. Ragazzi, comunque io penso che ci sia in giro un killer di pescatori. Due in un giorno e ho paura che il terzo sarò io. Secondo me sono sempre i soliti appartenenti alla setta di Brasile. Una cosa è sicura, sono collegati. È impossibile che ci siano due omicidi nello stesso giorno che non siano collegati. Lo penso anch'io, avendo trovato il secondo cadavere, significa che tutti quanti ne siamo coinvolti. Io la verità che posso dire che uno più uno fa due, devo dire che c'è in giro un altro fottutissimo e bastardo assassino. Io lo so chi era l'assassino.
come disse, scusi. Ripeto ancora le parole. Un anno fa è successo questo incidente. È rimasta uccisa Alma, sua ragazza è tornata per vendicare, che sa tutto, è tornata per vendicare la sua ragazza. Alma, chi era questa ragazza? Ragazzi, state calmi, lui tornerà ancora, e farà o di peggio o ucciderà ancora. Io ho detto tutto. Buona fortuna e che tutto vada nel meglio. Io ho detto quello che dico. Comunque ragazzi, adesso che ci penso, mi sembra che fosse proprio questo, era di questi tempi, se non proprio lo stesso giorno, cioè dell'anno scorso esatto, che io l'avevo letto. Ma l'avevate letto anche voi sui giornali di questa ragazza che era stata uccisa lungo l'argine del Po, è stata uccisa, che era là, si era imboscato, insomma era là col suo fidanzato, che il fidanzato è sparito nel nulla, hanno trovato solo lei morta e furono indagati, io mi ricordo sicuramente questi due personaggi, questi due pescatori che abbiamo trovato morti oggi, però se non mi ricordo male ce n'era anche un terzo insieme a questi due, erano in tre che hanno fatto questo omicidio, sono stati indagati, però poi non mi ricordo più come andò a finire. È vero Lollo, adesso che mi ci fai pensare, c'era il terzo e si chiamava Jack Trepalle. Esatto, Jack Trepalle. È lui. Ma sono stati assolti perché non c'erano prove. Subito dopo Johnny, il ragazzo di Alma, era sparito. Si pensava fosse stato lui, ma nessuno l'ha più visto. E furono invece indagati questi tre qua. Io sono sicuro che c'è un collegamento e vedrete che il prossimo cadavere sarà quello di Jack Trepalle. Se lo trovassimo prima noi, molto probabilmente riusciremo a salvargli la vita, che dite? Hai ragione. Dov'è che si può trovare sto Jack? Io mi ricordo che andava spesso a mangiare da Vito, magari ci va ancora. Possiamo provare a fare andare là. Facciamo un salto da Vito. Andare subito. Andiamo subito e glielo chiediamo a Vittorio, lui ci sa dire com'è. Ci sa dire dove trovarlo sicuramente. Grazie, ci stanno. Comunque volevo dirvi di non dare credito a quando vi ho detto Toto, perché è una leggenda che circola da circa un anno. Ma non c'è niente di concreto. Io non ne sono sicura. Ok, grazie. Ciao, grazie. Comunque leggenda o meno, sta di fatto che sono morte due persone, quindi dovremmo darsi da fare. Sì. A cosa bisogna fare ragazzi? Ragazzi andiamo nostro Jack Trepalle e chiariamoci le idee. Ricordati quello che ti ho detto una volta. Io ti voglio bene, ti ho sempre voluto bene per quello che sei. Non devi mai dimenticarlo. Non devi mai cambiare per nessuna. Ti prego, io ti voglio bene e ti vorrò sempre bene, anche se sono lontana da te oramai. Io ti voglio sempre bene, ricordalo.
scendete, dai, scendete voi due. Tanti, chiudo. Stiamo cercando Jack Trepalle, sai dirci dove possiamo trovarlo? È passato prima. Poco fa, una gente fa, ha detto che andava lì giù al Po, alla barca, alla track. Non so adesso dove è questo posto. Ha detto che hanno trovato un cadavere di un pescatore al Po, e mi sa che ne hanno trovato un altro cadavere, tutte le cose, prendeva la barca e scappava via, non lo so adesso. No. È passata, era tutto spaventata, era di fretta, non si è fermata nemmeno un minuto. Tu potevi salutare, via, devo prendere la barca, che devo scappare via. Non lo so, mo, sinceramente, di questi omicidi, proprio non so niente io. Tu per caso hai capito di dove si trova questo posto? So dove è l'attracco. Vediamoci subito. Ok. Grazie, Vito. Ciao. Ti ringrazio. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao. Fuori Johnny, tanto ho capito che sei tu, avanti, facciamola finita, avanti, hai sentito? So che sei qua, vieni fuori Johnny, dai. Uccidendo per figlio di... Adesso ti dovrei spiegare che cazzo è che c'è sotto in tutta questa storia. È chiaro?
È così. È andata così. L'abbiamo uccisa noi, quella ragazza. Eravamo ubriachi sulla macchina. Non me ne sono accorto. L'ho messa sotto e siamo scappati via. Eravamo sopra io, Joe Black e Bubba Boy. Siamo stati noi. È andata così. Noi ti abbiamo salvato la vita, però ora siamo costretti a consegnarti alla polizia. Queste sono le condizioni. Intesi? Johnny. Non ti muovere, Johnny! Ehi, soldato di staffetto! Non hai sentito che cazzo ti ho detto, eh? Lascialo andare. Come sarebbe lascialo andare? Ragazzi, questa era una vendetta che doveva consumare, non l'avrebbe fatta adesso, l'avrebbe fatto domani, dopo domani, tra un anno, tra due. Questo era un conto aperto che andava chiuso. Adesso lui se ne tornerà nel fiume da dove è arrivato e si ricongiungerà con il suo amore e non l'unica. È la cosa migliore. Io lo sapevo che saresti riapparsa. Non poteva essere diversamente. Mi hai portato tu qui la prima volta, ti ricordi? Come potrei dimenticarlo? Ti va di farmi ballare? Cosa? Dai, alzati e balliamo. Dici sul serio? Sì. Te la ricordi? È la nostra canzone. Ti piaceva tanto. E far finta di dormire. E tirarci contro me. Signori vogliono favorire? Sì, perché no? Beh. Sì. Sei salita sulla moto. Noi due soli senza compagnia. È la volta che hai guidato tu. Signori. Grazie. Grazie.
posto dei pensieri, giù nel buio la conferma che lassù in alto sempre tu ci sei, che alla luce aspetti me. Cioè gratta capi e poi con un bacio fare pace noi e sentirmi come tu mi vuoi, raccontarti un sacco di bugie per poi ridere di te. Se pensavate d'aver sconfitto il male, vi sbagliate di grosso, siete proprio degli stolti. Il male non muore mai.